45esimo processo, quindi sono super allenato. Uno in più, uno in meno. E in linea di massima, avvocato, ci spiega domani come si svolge questo processo? Ma sicuramente c'era una fase preliminare molto dibattuta, perché dopo questa mossa a sorpresa della Procura federale, che ha depositato gli atti di conclusione dell'indagine della Procura della Repubblica di Palmi, noi difensori dei soggetti che sono stati coinvolti nel deferimento contrasteremo sotto un profilo procedurale già le tesi della Procura federale. Non dimentichiamo che il Tribunale in primo grado aveva accertato la carenza di atti rilevanti ai fini del decidere, tipo d'ordinanza di custodia cautelare e ulteriori documentazioni inerenti alle informative di polizia giudiziaria. Quegli atti sono da acquisire oppure no? E sì, a questo punto c'è già uno snodo del processo, perché noi ci opponiamo a quella acquisizione, e mentre la Procura tenterà in ogni maniera di far entrare nel procedimento quei documenti. Quindi è già una prima fase procedurale. Poi vedremo come si comporterà la Corte sotto questo profilo, e nel caso dovessimo tutti andare avanti, poi sosterremo le difese anche nel mezzo. Comunque è un processo che in ogni caso si presta a degli scontri dialettici, a mio avviso abbastanza sostenuti, anche perché la Corte, ritengo, farà discutere gli avvocati per un arco temporale superiore rispetto a quelle concesse in primo grado tribunale. Io penso che già nella serata potrebbe essere depositata la sentenza, è molto probabile. Succede sempre così, a meno che non ci troviamo di fronte ad una camera di consiglio molto lunga che potrebbe consigliare i giudici al deposito del giorno successivo.